Continuiamo a parlare di sport. Il moto mondiale, si corre il Gran Premio a Barcellona. Allora ci colleghiamo subito con l'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi. Buongiorno Max. Ciao ragazzi. Allora Max, va bene, tu? Beh, freddo, qua fa fresco, la mattina arrivato, sì. Non dico l'autunno, però freddo. Un po' dappertutto effettivamente. Stamattina ci siamo svegliati così, in questi giorni, per la verità. Allora, le Yamaha protagoniste, le Ducati invece un po' lente. Facciamo un po' il quadro di questo Gran Premio. Beh, c'è da dire che un po', avete visto anche il Gran Premio passato, due Gran Premi fa, la Yamaha era tornata in spolvero, tutti i piloti Yamaha un po' davanti, però sì, ieri era il primo giorno e il pomeriggio soprattutto un po' tutte le prove sono state falsate da un forte forte vento che ha fatto, insomma, ha scaturito molte cadute, però la Yamaha sì, obiettivamente diciamo che è la moto un po' più equilibrata. Però come la gomma comincerà, diciamo, a aver grip, insomma, il tracciato si gommerà un po' di più, vedrai che anche un po' Ducati e soprattutto Suzuki usciranno fuori. Leggevo stamattina che Morbidelli spaventa anche Rossi. Beh, è un po' la stampa, sai. Il ragazzo è giovane, ha già vinto quest'anno e diciamo che è un po' il futuro, come ho detto nella precedente puntata. Lui, Mir, Vinales e Quartararo ormai hanno tutti 22, 24, 25 anni, sono la nuova generazione che avanza. Max, tu hai citato il maltempo, effettivamente non sono giornate bellissime, si spera che domani il tempo possa essere migliore. Dovizioso nelle prove di ieri ha detto: io comunque non rischio, perché effettivamente in tanti sono andati anche un po' più veloci, però si sono presi i loro rischi, anche perché, adesso ci spiegherai meglio, far entrare in temperatura le gomme in quelle condizioni, perché parliamo di pioggia e anche di forte vento, non è semplice. Beh sì, ieri c'era un forte vento freddo, dunque essendoci così un rettilineo tanto lungo, ovviamente quando entri poi nella prima curva hai sempre il timore che la gomma anteriore sia un po' più fredda del dovuto, non mai fredda, ma che non è a esercizio di temperatura ottimale. E ieri, con quelle tante cadute, Dovizioso, che è una persona molto intelligente, forse ha capito che questo mondiale qui, che potrebbe ancora vincerlo, lo si vince non facendo errori. Essendo un campionato così stretto, dove magari hai un infortunio, non hai tempo di rimetterti a posto fisicamente, conta molto prendere punti, anche non vincere tutte le gare, però essere costante. Lui è uno di quei piloti. Certo, e poi c'è Quartararo che nei giorni scorsi non si sentiva benissimo, ha avuto difficoltà a respirare, però ha detto niente coronavirus, ho fatto il tampone, risultato negativo. L'obiettivo suo è quello di, insomma, rubare un po' di punti a Dovizioso. Ma ieri l'ho visto perché al box accanto a quello di Aprilia c'era un freddo, ieri tardo pomeriggio verso le 6-7 faceva un freddino, era in pantaloncini e ciabatte, dunque stava l'ho bene. Visto, è in forma secondo me. Bene, bene. Senti, prima di salutarci, come sta invece il Max Racing Team? Beh, diciamo che è in salute, almeno ieri Romano Fenati ha finito terzo le prove e il pomeriggio invece ha preferito non rischiare come tanti altri. Questa mattina, adesso tra un'ora inizieranno l'FP3 e speriamo che poi in qualifica di poter fare una buona qualifica che possono partire davanti. Ovviamente lo sapete che in Moto3 soprattutto partire davanti significa trovarsi quasi a metà dell'opera. E l'augurio è quello, seguiremo da vicino anche il Max Racing Team. Max Biaggi, l'inviato speciale di RTL 102.5, grazie per essere stato con noi e buon sabato. A domani. Ciao Max, grazie mille.